È il momento di mandare in pensione la mia cara vecchia GoPro Hero 4 Silver. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un unboxing davvero speciale per questo canale perché è il momento di dare il ben servito più o meno alla mia cara vecchia GoPro Hero 4 Silver. Pensate che l'ho comprata ben 5 anni fa a Sydney, peraltro di seconda mano da un altro ragazzo italiano che non la usava, e direi che l'ho sfruttata veramente troppo. Ecco perché era già da un po' che stavo valutando cosa prendere come sostituto di questa mia cara vecchia GoPro. Se la sono battuta fino all'ultimo, sia la GoPro Hero 8 che la Hero 9, che gli Osmo Pocket, entrambi, sia la prima che la seconda versione, ma all'interno di questa scatola c'è il vincitore, quindi direi di procedere con l'unboxing. Curiosi di vedere cosa c'è all'interno, immagino. Vado ad aprire. Carta. Ed ecco qua. Ebbene sì, ho preso la GoPro Hero 9. Direi di fare decisamente l'unboxing completo. Rimango fedele alla GoPro soprattutto perché per la Hero 4 avevo preso una serie di accessori che comunque possono tornarmi utili e visto il calo di prezzo che ha avuto nell'ultimo periodo ho pensato appunto di prendere la top di gamma, diciamo così, della GoPro e quindi rimanere su questo prodotto. Andiamo ad aprire il case. Come vedete ci sono alcuni fogli e foglietti che appunto con le caratteristiche del prodotto, un cavetto per principalmente la ricarica, una batteria, alcuni accessori per montarla dove ne avrò più bisogno, dove vorrò, e ovviamente il pezzo forte è la GoPro che vedete qui mentre la spellicolo. Vi ricordo anche che in descrizione trovate i link che vi portano direttamente ad Amazon. Nel frattempo gli ho inserito la batteria e l'ho anche accesa. Vedete qui, adesso non vedrete molto sullo schermino davanti, però sarà decisamente molto utile per quando andrò a fare le riprese appunto in modalità selfie. Anche qui vedete, adesso dovrò configurarla per bene e appunto poi potrò utilizzarla a tutti gli effetti. Io vi lascio, vado a giocare con il mio nuovo giocattolino. I prossimi video ovviamente saranno registrati con la GoPro, almeno quelli in giro, mentre per quelli statici tipo questo utilizzerò ancora la Canon. Se il video l'avete trovato interessante e volete sostenermi, lasciate un like e anche un commento qua sotto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. In genere ne escono due a settimana, il martedì e il venerdì alle 18. Qui sotto in descrizione, oltre ai link che vi portano ad Amazon, trovate anche i link ai miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!